Bonsoir. C'est le temps des questions qui comptent, le temps des questions importantes. Et alors, nous sommes là pour ça. Que sera après ce moment de réchauffement de la planète des marmottes mal de terre? La question paraît futile, mais ça ne l'est pas parce que les marmottes, avec la fonte des glaciers, eh bien, la marmotte Van Dotten sera obligée à connaître un peu plus les marmottes qui ont toujours été de l'autre côté des monts, de l'autre côté des neiges et des glaciers, les marmottes suisses, les marmottes françaises. Et voilà, on ne sait pas ce que ça donnera. Moi, j'étais très préoccupé, je demandais d'être rassuré par nos gardiens de bouc, les gardes de forêt, qui m'ont rassuré que la marmotte est la même de ce côté des Alpes et de l'autre, marmotte à marmotte. Alors j'ai été rassuré par ça, et j'ai pensé aussi que nous les hommes, on est très capables à se compliquer la vie, parce qu'on pourrait avoir une commode vie des marmottes, peut-être on dormirait beaucoup moins, c'est sûr. Si nous n'avions pas tous ces problèmes avec nos voisins déjà, ce serait déjà tellement plus simple. Et si les marmottes savaient siffler autre note que non la qu'elles font d'habitude, je suis sûr que les deux chants qui suivent, je vous ai réveillé, pardon. Les deux chants qui suivent. Les marmottes suisses savent déjà ben, le rose du printemps. On est là pour que les marmottes Van Dotten commencent à apprendre Chante à mon cœur, pays aimé, qui raconte tout à fait les mêmes choses que ce que nous racontons dans nos chants populaires de culture. Cela ne veut pas dire qu'on doit oublier notre culture, parce que les marmottes Van Dotten, elles connaissent leur culture, beaucoup mieux que les Suisses d'ailleurs. Mais il faut apprendre que nous sommes quand même des gens qui vivent sur les Alpes. Donc ces Alpes, il faut les connaître, il faut que la culture devienne une chose qui nous prenne tous ensemble et qui soit une chose vraiment vivante. C'est pour cela que, en attendant que les marmottes sachent faire d'autres choses que... Nous vous invitons à entendre ces deux chants comme la continuation du même pays, de même racine, de la même culture, de la même langue parfois. Et nous vous invitons à écouter Chante à mon cœur, pays aimé, Belle rose du printemps. Bonne écoute de la part du cœur pénénéen de Aoste, dirigé par Fabrizio. Et ma forêt, mais de tout.
ci sono sempre state, sempre, sempre, e penso sempre ci saranno delle storie, come tra l'altro in tantissimi, quasi tutti i cori popolari, la storia da raccontare è sempre qualcosa che dava, che ha sempre dato e che continua a dare un tocco di più a un'armonia o una musica magari ben composta. E ci è capitato di raccontare delle storie, di avere dei canti che sono rimasti solo per qualche mese nel nostro repertorio, altre che ci portiamo dietro da tanto tempo, e questi due brani che seguono sono proprio due storie diverse, perché l'ultima che chiuderà la serata è quella scritta da Ben, famosa della musica leggera e lirica, in quanto ci stanno dietro Zucchero e uno degli U2, ci stanno dietro Pavarotti e un giovane Andrea Bocelli, però la storia è una storia anche misteriosa, ma che mistero è questa vita, un mistero per cui però vale comunque sempre gioire, brindare insieme, qualsiasi sorte ci riservi, il destino, questo è un po' il leitmotiv di quest'ultimo brano, che è quindi un inno alla positività, anche se è conosciuta col suo titolo che è Miserere, e capite che è un po' un controsenso, non è tanto un controsenso quanto forse una cosa che ci fa riflettere. Il brano invece con cui che esibiremo adesso si intitola invece La Regina Tresenga, ed è un'altra storia che viene anche qui dalle Alpi ma da un'altra parte, quella dell'est, e la storia di una regina che segue alla dinastia dell'importante regno di Ragoli, e è conosciutissimo solo alla gente del posto, noi e neanche le nostre marmotte conoscono questo tipo di storia, giustamente vi do qualche indicazione. Dopo tanto fasto e tanta storia positiva in questo regno, a un certo punto il re ha una bimba e non un bimbo, e quindi per dare seguito alla dinastia la regina dovrebbe sposare qualcuno che viene da fuori, un forestiero, quindi è un po' come se si perdessero l'identità, e la regina, che è bellissima, chiede di non alta statura, abbiamo ricevuto anche degli iscritti, riceve l'indicazione dal suo popolo di continuare così, è meglio stare con l'ultima regina che proseguire, anche per i galantuomini dell'epoca venivano da lei e volevano conquistarla in maniera anche un po' troppo esuberante. Lei ha sempre detto di no, a un certo punto si è incavolato e ha detto adesso diverrò il prossimo re di Ragoli, e il popolo di questa direttrice, di questa studente regina, che aveva quindi una serie di guerrieri alle sue spalle, è riuscita per 100 e più battaglie a resistere all'impatto di altre che venivano da altrove. Questa è una storia che ci sta molto al cuore, come avrete capito, e quindi ognuno di noi nel nostro cuore farà una dedica. Ma noi la dedichiamo alla nostra dolce sovrana. Aspetta che
santo che ti ha tradito quando eri solo. E vivo altrove e osservo il mondo dal cielo. Nascondermi, se c'è una luce, una speranza.